In una terra ai confini del mondo, dove le estati e gli inverni possono durare intere generazioni, sta per esplodere un immane conflitto. Le famiglie dei sette regni sono pronte a scagliarsi le une contro le altre per il possesso del Trono di Spade. I Baratheon vivono ad Approdo del Re, la capitale dei Sette Regni, un luogo ricco e stravagante in cui le cose non sono mai come appaiono. Al comando della famiglia troviamo Re Robert. Il corpulento sovrano è arrivato al potere in gioventù, vittorioso grazie all'aiuto di Ned Stark, suo compagno in battaglia. Mi aiutasti a conquistare il Trono di Spade, ora aiutami a mantenere il potere. Ma ora, impigrito da anni di banchetti, donne e fiumi di birra, non è più in grado di capire quello che gli succede attorno. Lui afferma una cosa e lei ne ribatte un'altra. Per i sette inferi, che pesci dovrei prendere? Re Baratheon ha per moglie l'algida Cersei della famiglia Lannister. Nel gioco del Trono di Spade o vinci o muori. Fredda e calcolatrice farebbe di tutto per proteggere i suoi figli, i piccoli Tommen e Myrcella e il suo preferito, l'inquietante Joffrey. Tu non sei un cavaliere e neanche un macellaio. Primogenito del re ed erede al trono, Joffrey è un ragazzino crudele ed arrogante che si aspetta lealtà da tutti anche se non la merita. Chiudi la bocca! Molto legato alla madre Cersei, è promesso sposo di Sansa Stark, che vede in lui il suo principe azzurro. Cosa c'è, dolce signora?